ovvero da Emanuela Orlandi. Ben trovati a una nuova puntata di Diritto di Cronaca 3.0. Ricordiamo che ogni frase o idea comunicata rimane di chi la esplica e in nessuna maniera editore e conduttore si associano a quanto detto dall'ospite. Dobbiamo fare un passo indietro fino ad arrivare al 1983 per presentare l'ospite di oggi e precisamente il 7 maggio. Una ragazza di 15 anni, Mirella Gregori, scompare nel nulla a Roma. Oggi come ospite abbiamo la sorella, Maria Antonietta Gregori. Grazie per essere venuta. Grazie a voi. Iniziamo subito proprio a entrare nel vivo della trasmissione con una domanda diretta. Immagino che sia innanzitutto, e ti ringrazio per essere qui, a distanza di tanti anni ancora complesso parlare di un caso dove non si è trovato un colpevole, dove tua sorella ancora non è stata trovata, dove ci sono situazioni che non sono chiare anche per le persone che comunque erano in qualche maniera diciamo fra le persone ascoltate dall'inizio. Mirella era una ragazza di 15 anni assolutamente tranquilla come tante altre, frequentava la scuola, sì, con ottimi voti, aveva una situazione familiare molto tranquilla. Normale, normalissima, una famiglia per bene, io dico una famiglia per bene dell'epoca, poi 40 anni fa un po' eravamo tutti famiglie per bene. Assolutamente, circondata da amici, sì, amici che poi tali comunque non si sono rivelati, perlomeno ci sono delle situazioni che non sono state ben definite. Sì. Purtroppo sì. Sonia De Vito è una figura un po' emblematica di questa vicenda, però partiamo dall'inizio. È il 7 maggio del 1983 quando a un certo punto Mirella è in casa e arriva una citofonata. Sì. Che cosa succede? Una citofonata che ci ha fatto piombare nel vuoto assoluto. E mia madre era a casa e andò mia sorella a rispondere e lì ci fu un attimo perplessità di mia sorella perché non riusciva a capire chi era il citofono. E infatti la frase che mia madre si è sempre ricordata e ha sempre riportato è Mirella titubante nel scendere perché c'era questa persona che gli diceva: ah sì, ok, adesso sì, mi ricordo, il mio compagno di scuola. E andò da mia madre e gli disse: mamma, ti ricordi Alessandro, il mio compagno di scuola? Dovrei scendere 10 minuti per parlargli e poi ritorno. E da quel giorno Mirella non è più tornata. Doveva veramente essere qualche cosa di poco durevole, o perlomeno un appuntamento improvvisato, perché lasciò, sì, anche la borsa. Sì, lei è scesa così com'era, doveva ancora pranzare e non ha preso documenti, non ha preso borsa, così com'era è scesa. E mia madre se n'è accorta dal discorso che fece proprio al citofono: se non mi dici chi sei non scendo. Poi invece si vede che qualcuno dall'altra parte l'ha convinta a scendere. E io l'ho sempre detto che mia sorella è stata tratta in inganno perché non era una ragazza che poteva nascondere particolari cose. Poi ovviamente parlando di 40 anni fa non c'erano telefonini, non c'erano telecamere, non c'era possibilità come adesso di reperire persone, immagini. Sì. Quindi e neanche noi abitavamo all'esterno del palazzo, quindi non potevamo vedere mia sorella affacciandosi dove andasse. Questo compagno di scuola, ipotetico, che poi è stato comunque chiamato, ha detto di non vedere Mirella da anni. Questo Alessandro, che è stato ovviamente interrogato, ha avuto due interrogatori. In uno disse che erano anni che non vedeva Mirella e nell'altro che erano pochi mesi. Però nessuno è andato mai a comparare i due verbali. Sì, 5 mesi circa, sì, prima si erano visti e lui comunque ha confermato a quanto riportato che il 7 maggio dell'83 lui fosse con degli amici, sì, quindi non poteva essere lì. Viene interrogata anche la migliore amica Sonia De Vito, sì, di Mirella, che afferma di non sapere nulla, ma il giorno che io sono tornata a casa dal lavoro, proprio perché mia madre mi chiamò e mi disse è successo qualcosa, lei se lo sentiva subito che era successo qualcosa. E la prima persona che sono andata a vedere se aveva visto Mirella è stata appunto Sonia, perché era la sua amica del cuore, stavamo tutti i giorni insieme. Lei mi disse che Mirella era passata lì al bar sotto casa dove lavorava lei e che gli avesse detto che andava a suonare la chitarra a Villa Torlonia. Aveva un appuntamento prima a Porta Pia e poi da lì
sarebbero andati a Villa Torlonia. Io sono rimasta perplessa perché Mirella non suonava la chitarra e non aveva amici che suonavano la chitarra, però questo è quello che lei ha affermato anche nei verbali seguenti. Una figura che comunque a noi è dispiaciuta molto, perché da che la trattavamo come un'altra figlia, mia madre la trattava e io come una sorella, da quel giorno non è più salita a casa. Il 7 maggio del 1983, non vedendo ritornare Mirella, la sera tua mamma e tu decidete di andare a denunciare, sì, la scomparsa di Mirella. Le informazioni che potete fornire sono riguardo l'abbigliamento, che cosa indossava o meno, sì, comunque informazioni che non sono state divulgate, quindi lo sapevate solo voi? No, quella era un'informazione che abbiamo dato al commissariato della polizia e la descrizione ovviamente degli indumenti che indossava in quel momento. Che poi purtroppo, arrivata una telefonata da parte di qualcuno, sapeva esattamente che vestiti indossasse Mirella, qualcuno che successivamente si è palesato e che viene soprannominato l'americano. Sì, la persona che telefonò quel giorno al negozio dove lavoravo era una persona con l'accento americano, ora non sappiamo se sia stato fatto apposta o se era veramente così. Però lui ci diede appunto gli indumenti che aveva Mirella, ma con le etichette. Quindi comunque mia sorella o gli indumenti di mia sorella sono passati tra le mani di qualcuno, perché ci fu una descrizione dettagliata delle cose che indossava mia sorella con le etichette interne. Nel 1983 a Roma, in un anno, 321 minori fra i 14 e i 17 anni, magari per alcune ore o di cui non si è avuto più traccia, sono scomparsi, fra cui 177 ragazze e 144 ragazzi. Dei dati che comunque sono inquietanti, soprattutto se si pensa anche alla tratta delle bianche, sì, perché poi ogni pista è stata vagliata, però alla fine non si è concluso nulla, perché ogni possibile problematica, ogni possibile ad esempio familiare, ma in questo caso non c'era nulla presente, perlomeno situazioni come la banda della Magliana, sono state tirate in ballo tantissime, sì, cose, la banda della Magliana, il movimento anticristiano turco, successive sparizioni di altre ragazze sono state avvicinate a quella di Mirella, le indagini che sono partite un po' a rallentatore. Purtroppo. Pensando che magari fosse una bravata. È la frase che mi hanno detto a me e a mia madre, che non si preoccupi signora, vedrà che domani mattina sua figlia torna a casa. È vero anche che le indagini nelle prime ore, soprattutto quando compare qualcuno, sono molto delicate, per cui l'informazione e la comunicazione ai giornalisti tendono a non partire subito in quarta, parliamo anche di 40 anni fa. Però forse ritieni che si possa essere un po' perso del tempo prezioso? Sì, assolutamente, perché i primi momenti, perlomeno per cercare la ragazza o interrogare subito le ultime persone che ha visto mia sorella. Io quella sera sono andata a Villa Torlonia, ma la villa era chiusa e avevo la denuncia che eravamo appena usciti dal commissariato e passò lì per caso, il destino volle, una volante della polizia e mi sentii di fermarla. E appunto poi gli ho spiegato tutto e con loro ci fecero aprire la villa per cercare se per caso mia sorella fosse purtroppo morta da qualche parte. E insieme ai poliziotti andammo a cercare un po' a visionare il parco. Purtroppo dopo, il giorno dopo e i giorni seguenti nessuno, ovviamente non trovammo nulla, andò lì a cercare, anche perché in fondo c'erano dei scavi che all'epoca stavano facendo. Ma nessuno si è mai preoccupato di andare a vedere per caso se sotto alla terra ci fosse un corpo. Dopo la denuncia e dopo quindi qualche giorno sono partite delle indagini comunque anche, sì, diciamo importanti, perché ad esempio ci sono stati poi da parte di alcuni giornalisti dei ritrovamenti di frammenti di interrogatorio, perlomeno di indicazioni su cui magari non ci si è soffermati come si doveva, nel senso di una situazione avvicinata al caso Orlandi, alle situazioni in cui sono partite con un altro impeto rispetto a quello di Mirella, altre sparizioni di ragazzi che comunque
All'inizio le persone hanno voluto trovare delle similitudini, successivamente hanno cercato di dividere i due casi. Tu cosa ritieni? Che possa esserci un qualcosa di comune che possa accomunare, diciamo, proprio tutte queste sparizioni di queste perlomeno due ragazze, oppure ritieni che mitomani abbiano in qualche maniera voluto notorietà? Allora, mitomani purtroppo ce ne sono stati tanti. Per quanto riguarda le due ragazze, non fummo né noi né gli Orlandi a metterle insieme, ma ci fu un avvocato, l'avvocato Egidio, che si occupò dei due casi, un avvocato internazionale che prima fu proposto agli Orlandi, e poi siccome iniziarono ad arrivare delle lettere e delle telefonate che volevano accomunare i due casi, chiedendo appunto a noi, che eravamo cittadini italiani e siamo cittadini italiani, la liberazione di Hashka in cambio delle ragazze, perché lui era detenuto nelle carceri italiane e avrebbero detto che praticamente con Emanuela non potevano chiedere la liberazione, quindi doveva intercedere mia madre e mio padre per la liberazione. Quindi quello è stato un punto di incontro, diciamo, per accumulare le due ragazze. Anche perché, come dicevamo prima, si pensava a una bravata. Successivamente, mano a mano che passavano le settimane e Mirella non tornava a casa, ci sono stati anche degli appelli forti, questo nel tempo, da parte anche di Sandro Pertini, di Giovanni Paolo II. Quindi il caso... Pertini fummo proprio io e mamma andare a incontrarlo al Quirinale, e lui si mise subito a disposizione dicendo che qualsiasi cosa poteva fare l'avrebbe fatta. E poi ci fu appunto l'appello del Papa a Wojtyla, a Castel Gandolfo, che quando abbiamo sentito il nome di mia sorella pronunciato dal Papa, lì abbiamo detto c'è qualcosa di molto più grande di noi. Perché, se non erro, una fotografia di Mirella era stata messa all'interno di San Pietro perché aveva due settimane prima visitato... Allora, era la foto che è stata messa per un mese dentro la bacheca dell'Osservatorio Romano. Mia sorella andò a dicembre dell'82 con la scuola, ma in questa foto si vede proprio Mirella che come se esce fuori dalla foto e sta molto vicina a Papa Wojtyla. E qualcuno disse sempre all'epoca che fu una del motivo per cui fu scelta Mirella. Abbiamo detto che era una ragazza assolutamente, una persona assolutamente normale, non mi piace parlare al passato. Sì, lo so, però ti viene istintivo. È una ragazza assolutamente normale come tante. Sì. Però ci sono delle situazioni in cui c'è poca chiarezza, come abbiamo detto, anche fra le amicizie. Per quanto riguarda la famiglia, no, la chiarezza assoluta. No, assolutamente, per delle amicizie. Ciò che è in contorno di tutto ciò della storia, sì. Che cosa ritieni che non si sia detto, o perlomeno che si sia taciuto, le ragioni? È vero anche che sono passati 40 anni, ma credo che dei fatti così importanti non si dimentichino così alla leggera. Chiarezza, penso che ci sia qualcuno che nasconda... Non ti dico la verità assoluta, però che nasconda anche una piccola prova che possa darci la possibilità di scoprire quello che è successo. Perché poi c'è un fatto, col senno del poi, grave, come quello della identificazione che tua mamma fece di una persona nel bar, cioè una persona che già aveva precedentemente visto e che aveva un'attenzione particolare nei confronti di Mirella, la fotografava all'interno del bar. No, questi sono due episodi distinti. La persona che riconobbe mia madre è successo nell'85, quando il Papa Wojtyla venne nella nostra parrocchia e lì incontrò un uomo della scorta e lo riconobbe perché lo aveva visto qualche volta parlare con Mirella e Sonia al bar sotto casa. E lì mia madre subito il giorno dopo andò a fare la deposizione, però purtroppo fu chiamata 8 anni dopo per fare il confronto. E capisci bene che dopo 8 anni possono cambiare tante cose, certo. Mia madre era malata e quindi quando uscì poi dal confronto mi disse no, non era lui. Io ho detto ma come, eri convinta fino all'ultimo che fosse lui? Ho detto no, probabilmente mi sono sbagliata. Io sono rimasta sempre un po' così su questo cambio di idea di mia madre, perché ho avuto paura e sentore come se
c'era qualcosa che non andava. Mentre le persone che dicevi tu che, volevano fotografare mia sorella, quello è successo il giorno prima della scomparsa, che volevano fotografare mia sorella perché avevamo l'inaugurazione del bar e lì ci furono questi due tizi che mia madre vide, io purtroppo non li ho visti, fecero con un cenno di capo per indicare mia sorella, ma mia madre si accorse di tutto e li mandò via, dicendo che era una festa privata e non voleva foto. Tu ritieni che possa esserci un collegamento fra queste persone e poi il giorno successivo la scomparsa di Mirella, oppure ritieni che qualcuno osservasse già da tempo e individuasse le persone poi eventualmente da avvicinare? Allora, che noi siamo stati seguiti sicuramente sì. Perché quando mia sorella è scomparsa hanno aspettato che rientrasse mio padre e mia sorella. Quindi comunque i movimenti per fare una cosa del genere devi comunque carpirli prima. E se fossero le stesse persone questo non lo so. Non lo so, possiamo fare solo delle ipotesi. Purtroppo non ho una risposta magari. Tra tutte quante le probabilità che ci sono state, quindi la banda della Magliana, Aliaccia, le organizzazioni che ruotavano attorno appunto alla tratta delle bianche, alla fine ma cosa si è fatto di concreto per cercare questa ragazza, per cercare Mirella? Io penso che le indagini, dal fatto che hanno accomunato tutte e due le ragazze, un po' hanno nociuto anche a Mirella, sicuramente gli hanno dato visibilità, perché gli hanno dato visibilità accomunando appunto agli Orlandi, ma magari il destino delle ragazze sono due destini diversi. Può darsi che mia sorella purtroppo è incappata in qualche giro appunto della tratta delle bianche, o che magari c'era qualcuno che si era invaghito di lei, e all'epoca uno dei tanti femminicidi che ci sono adesso purtroppo. Infatti questo è uno dei punti su cui probabilmente un po' si è abbassata la guardia, perché è vero 40 anni fa era tutto molto più complesso, sì. Non si parlava ovviamente di femminicidi, però oltre a essersi perso del tempo prezioso, non si è vagliato un po' tutto il campo che c'era attorno, quindi tutte le informazioni che comunque potevano essere utili, anche interrogare delle persone, chiamarle dopo 8 anni per magari fare delle identificazioni o altro, come ad esempio è successo a tua mamma. Non ti dico che abbia rallentato la situazione, sicuramente ha creato delle problematiche non indifferenti al ritrovamento. Sì. Quello a cui tengo io è evidenziare le situazioni quando la comunicazione passa un po' al campo di serie A e serie B, dividendo e allontanando situazioni molto simili, ma facendo sì che magari alcune persone o per alcune persone si parta in una maniera e per altre la ricerca ad esempio venga un pochino rallentata. Cosa ritieni che ancora possa essere fatto? Perché comunque dopo 40 anni riaprire tutto quanto, continuare perlomeno a sperare è assolutamente lecito, però la situazione delle persone che potrebbero testimoniare o perlomeno potrebbero ricordarsi. Beh, io spero che veramente sia la volta buona anche con la commissione che finalmente si è costituita. Che qualcuno, è un anno che è partita dopo un po' di stenti. Spero che qualcuno si metta la mano sulla coscienza e se sa qualcosa possa parlare, possa dirlo anche per dare un aiuto alla famiglia e capire veramente quello che è successo sulla storia di Mirella. C'è un documento del SISDE che è firmato 31 ottobre del 1983, quindi pochi mesi comunque dopo la scomparsa di Mirella, in cui ci sarebbero delle informazioni utili che identificano Sonia De Vito e indicano quasi come se lei conoscesse il rapitore di Mirella, perché a un certo punto si parla proprio di rapitore. Sì. È un'intercettazione che c'è stata a sua insaputa, perché nel bar dove lavorava questa persona appunto del SISDE stava lì come cliente
E appunto sentì Sonia che parlava con una ragazza lì, che lavorava lì vicino sicuramente, e che diceva: noi non lo conoscevamo, però lui conosceva noi, e come ha preso Mirella poteva prendere anche me. E anche questo è un punto che poi non si è spinto oltre. Dopo 40 anni le persone dimenticano facilmente, o anche prima dimenticano facilmente, purtroppo questa è una dei casi che non solo hanno scosso maggiormente l'Italia, ma ancora continuano, perché comunque non avendo una risposta io credo che sia per la famiglia un qualche cosa di Eh insopportabile. già, è insopportabile, c'è tanta rabbia, però io penso che la verità per sapere la fine che ha fatto mia sorella, la si debba anche allo Stato italiano, a noi cittadini, a tutti. Assolutamente, concordo in questo, perché è successo a Mirella, ma potrebbe succedere veramente A a chiunque, chiunque, a già. chiunque. Non è uno di quei temi che iniziano e finiscono in una situazione, quindi è per quello che dico che ha scosso veramente gli animi di tutti quanti. Vorresti fare un appello, un ulteriore appello? Ti senti di dire qualche altra cosa? Io quello che dico sempre, che chi sa qualcosa o può darci una mano per arrivare alla verità, anche sapere la verità, a noi ci interessa la verità, il colpevole magari, però mettiamo un punto, una fine. La frase che diceva sempre mia madre è che io sto così, aspettando così, sospesa, una vita sospesa senza sapere che fine ha fatto tua sorella e non posso neanche portargli un fiore, perché non c'è un corpo, non c'è nessuno. Credo che questo veramente sia terribile. Per chi è mamma, penso che sia una cosa che si capisce profondamente. Assolutamente sì. La comunicazione, come dicevamo, è fondamentale per far sì che certi avvenimenti non si dimentichino. Mi dicevi che la settimana scorsa sei stata Sì, alla sabato manifestazione. scorso, sì, sono stata ad Amelia, c'era il sindaco, c'erano i Lions che mi hanno voluto lì. E insieme allo scrittore, il primo libro che hanno fatto su Mirella è stato il primo, Mauro Valentini, ci hanno accolto e ho fatto conoscere la storia di Mirella appunto anche a persone che magari l'avevano sentita solo dire, perché Mirella è sempre stata l'altra ragazza, non ha mai avuto un volto e un nome, si sentiva parlare solo di Emanuela, ovviamente perché lei è cittadina vaticana, quindi diciamo che l'attenzione pubblica e anche dei media è più alta. E Mirella è sempre stata identificata l'altra ragazza. Come le 321 che sono scomparse e poi ritrovate, invece le persone che scompaiono hanno un nome, ma soprattutto hanno delle famiglie che aspettano risposte, quindi noi tendiamo sempre a non fare distinzione di nessun caso, nessun genere. Un'altra cosa che mi dicevi e che mi tocca a livello giornalistico era proprio il fatto: io parlo di mia sorella se mi viene data la possibilità. E Io questo. ringrazio sempre tutti, ringrazio te, No, ringrazio per tutte le carità. persone che mi danno la possibilità di parlare di Mirella. Quando vuoi siamo qua, perché l'attenzione non deve mai diminuire, anzi io ritengo che a livello giornalistico ci si debba battere proprio per conoscere la verità, per cui mi auguro che questa riapertura dell'inchiesta porti finalmente a riconoscere se non i colpevoli, a avere informazioni che possano portare a conoscere la verità. Te lo meriti tu, se lo merita la tua famiglia, ma veramente l'Italia Grazie, intera se lo eh sì. merita. Quindi io ti auguro di avere un riscontro quanto prima, ormai sono passati 40 anni, sarebbe Sì, giusto aspettiamo, averlo. abbiamo aspettato 40 anni, io sono fiduciosa e dico che questa per la famiglia Gregori è l'ultima spiaggia con la commissione parlamentare, e per quello che confido in loro che riescano con gli strumenti nuovi, con gli interrogatori, con quello che ci vorrà per sapere la verità. E voglio essere ottimista. E io con te. Quindi ringrazio Maria Antonietta Gregori di essere venuta qui, non è stato semplice, quindi veramente Grazie a di voi, cuore. grazie. E Mirella Gregori per non dimenticarla e continuare a dare un'informazione corretta, perché, ripeto, non ci sono casi di serie A e di serie B. Assolutamente no. Grazie. La trasmissione è terminata, Diritto di Cronaca vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie e buon proseguimento di giornata.